Sono in tanti ad aspettare Giorgia Meloni in Piazza Dante, sotto il palco è un mare di bandiere, la gente applaude e annuisce quando la leader di Fratelli d'Italia parla. Le roccaforti non esistono più, qui il sindaco uscente ha fatto un ottimo lavoro, speriamo in una riconferma al primo turno. Attacca PD e Movimento 5 Stelle, ma anche chi li definisce razzisti, omofobi o antivaccinisti, tutte accuse che respinge al mittente. Beh, intanto la conferma di Anton Francesco Vivarelli Colonna, sindaco uscente, che mi pare abbia fatto un ottimo lavoro anche grazie al contributo di Fratelli d'Italia. Mi pare che i nostri assessori in giunta anche abbiano lavorato molto bene sui loro temi, dai temi insomma, dell'urbanistica, all'ambiente, sullo sport, un'amministrazione che è stata vicina alle categorie produttive, soprattutto a quelle che erano state massacrate dal governo, che ha dato risposte su temi importanti come le tasse, penso alla vicenda della Tari, sulla raccolta differenziata, quindi a tutela dell'ambiente. Un'amministrazione che merita di essere riconfermata e chiaramente speriamo in una crescita di Fratelli d'Italia rispetto all'ultimo risultato. Le nostre piazze sono piene su tutto il territorio nazionale, devo dire, in questa campagna elettorale, e probabilmente insomma la affidabilità che Fratelli d'Italia ha dimostrato in questi anni comincia a pagare, non aver preso delle scorciatoie, no? Aver fatto il percorso più lungo, forse più difficile, però sta tornando in termini di credibilità e di consenso attorno al nostro progetto. In Toscana mi aspetto che il centrodestra chiaramente confermi le sue amministrazioni e mi aspetto anche che si possa rompere qualche altro tabù, come è accaduto negli ultimi anni, dove abbiamo dimostrato non solo che le roccaforti non esistono più, ma anche che poi quando arriva al governo un centrodestra meno abituato a vincere, insomma, si spende meglio, perché il problema della sinistra in molti di questi territori è che quando sei troppo abituato a vincere alla fine smetti di governare, ti limiti a gestire il potere. Quello che abbiamo visto è la ragione per la quale poi la sinistra è stata punita, però sono contenta che aver scelto l'alternativa poi abbia premiato i cittadini nei risultati, perché poi quello conta, no? Non basta vincere se non si sa governare bene, però mi pare che dove governiamo lo facciamo ultimamente. Dimostra una cosa molto chiara che io dico da anni, quello che è accaduto in Germania, e cioè che quando il centrodestra si annacqua in ipotesi di governo con la sinistra, poi perde. E quindi quello che bisogna fare è tornare a un sano bipolarismo, in Italia come in Europa, cioè visioni del mondo distinte che si misurano, una vince, una perde, quella che vince ha 5 anni per governare e poi viene giudicata dagli elettori. Io ho sentito Mario Draghi dire all'Assemblea di Confindustria: noi non aumenteremo le tasse. Però sa, ci sono diversi modi per aumentare le tasse, si può fare formalmente, si può fare diciamo come conseguenza di un altro provvedimento. Quando il governo prende in considerazione l'ipotesi di rivedere le stime catastali delle case degli italiani, quello vuol dire automaticamente l'aumento di tutte le tasse collegate alla casa. Quindi io credo che sarebbe una follia in un momento come questo, nel quale già abbiamo un problema dell'aumento del 40% delle bollette, c'è una povertà che sta avanzando, comunque rischiamo di perdere altri posti di lavoro, ne abbiamo perso 1 milione dall'inizio della pandemia, nessuno lo dice, oggi tutti ci dicono che va tutto benissimo, ma non va così benissimo, noi abbiamo perso 400.000 aziende solo nel campo dei servizi e purtroppo molte altre rischiano il fallimento o rischiano che diciamo chi le detiene consideri alla fine più conveniente chiudere l'azienda piuttosto che andare avanti in questa situazione. Quindi aggiungere a questo una batosta sulle case degli italiani sarebbe una follia. Noi siamo pronti a fare dal punto di vista ovviamente parlamentare, le barricate contro un provvedimento di questo tipo. Quello che abbiamo fatto parla per noi, e dall'altra parte non hanno argomenti, non hanno visione e mentono spudoratamente in maniera continuativa nel tempo. Quindi il bene contro la menzogna, il bene contro il male. Ecco perché sono certo che con Fratelli d'Italia, con la grandissima Giorgia Meloni che è qui con noi e che ci onora della sua presenza, i risultati che otterremo in futuro saranno grandiosi e proietteranno la nostra meravigliosa città rinata, ricostruita, già rilanciata verso l'Olimpo che merita, perché in Maremma ci vogliono venire tutti, a Grosseto ci vogliono venire tutti, 24% in più di turismo quest'anno, abbiamo saputo fare cose alla grande, ma non è finita qui, cari amici. Ora comincia il bello, ecco perché bisogna fare una battaglia quotidiana, andare a cercare voti e insegnare a tutti una cosa semplice, quello che è stato fatto, il trionfo della verità contro il male della menzogna e della villantazione. Bellissima Grosseto, viva Grosseto, grazie Fratelli d'Italia, grazie agli assessori, grazie ai consiglieri,
vi stupiremo con effetti speciali, sempre più avanti, sempre più grandi, verso un futuro glorioso. Viva Grosseto, bellissima Grosseto.